Bologna all'Independent Day, il primo giorno, si tiene chiaramente nella nostra dimora, perché per certi versi Bologna è una città che ci ha adottato, pur essendo lucani, al di là del fatto che Samuele invece è un bolognese doc, per cui per noi è stata una prova intanto molto intensa, perché sapevamo di giocare una partita importante di fronte ad amici, persone anche che per certi versi ci seguono, che sono venuti anche da altre parti d'Italia, e questo ci ha inorgogliti. Questo è un festival che fa invidia, nel senso che se non fossimo stati qui a suonare ci saremmo venuti ad osservare, a controllare, ad apprezzare le band che oggi saranno su questo palco e che stanno suonando anche in questo momento. Per cui c'è stata grandissima voglia di essere molto, molto concreti, nel senso di rappresentare quello che è il nostro suono, come fosse una fotografia che ci ritrae in questo momento della nostra storia. Sicuramente fare un opening act appunto di band di caratura internazionale è importante a livello di curriculum, perché richiama appunto l'attenzione dei media, così come del pubblico, ma è soprattutto importante per una band come la nostra, che ha una certa matrice sonora, dei codici appunto che vuole esprimere con il suono. Essere lì sullo stesso palco e vedere anche, carpire un po', rubare un po' il mestiere da chi, per talento o per altri motivi, insomma, è, diciamo, nella gerarchia del successo, tra virgolette, un po' più avanti. Grande giornata di rock inglese, ma non solo, insomma, una bellissima giornata. Per cui per noi è davvero un banco di prova importante osservare, capire, imparare, soprattutto confrontarsi, anche perché al di là di tutto noi pensiamo che l'erba del vicino non sia per forza la più verde, per cui abbiamo cercato di suonare oggi come fossimo, non dico alla pari perché è difficile, però dando tutto quello che si poteva dare.